il senso di questa tavola rotonda era appunto questo: prendere un problema, le scelte dei consumatori e delle imprese, e farvi vedere come le diverse aree che costituiscono le anime dei corsi di laurea in economia e in economia aziendale affrontino il problema. Allora, il tema che abbiamo scelto è le scelte dei consumatori e delle imprese. Parto con alcune osservazioni. Voi sapete che nell'ultimo anno il consumo di carne in Italia è diminuito del 3%, il consumo di pesce è diminuito del 5%, le verdure, il consumo di verdure è aumentato di circa il 2%, le verdure biologiche hanno un aumento del 16%, scarpe e abbigliamento un calo dell'8%, e potrei continuare. Allora, questi sono fatti. Gli economisti partono dall'osservazione dei fatti, perché il metodo scientifico, l'economia non è una scienza in senso stretto, ma adotta un metodo scientifico. Parte dall'osservazione dei fatti, cerca di trovare delle regolarità e cerca di spiegare queste regolarità in base ad una fotografia semplificata. Fotografia semplificata vuol dire modello. Cogliamo i fatti essenziali e cerca di capire perché succedono questi fatti. Diamo una spiegazione di questi fatti. L'economia politica assume che tutti gli agenti, consumatori e imprese, siano razionali. Cosa vuol dire razionali? Ne discuteremo a lungo. Coerenti, che hanno un obiettivo, che cercano di perseguire quell'obiettivo con coerenza. Dopodiché si apre il problema se veramente tutti gli agenti, cioè se veramente tutti i consumatori e tutte le imprese sono razionali. Si può discutere. Veramente tutti ragioniamo valutando costi e benefici. Ad esempio, voi, se vi iscrivete all'università, l'economia politica vi dice evidentemente fate un ragionamento, valutate quali sono i costi di iscriversi all'università, valutate quali sono i benefici, se i benefici superano i costi allora vi iscrivete all'università. Questo è il modello di scelta razionale. Noi economisti assumiamo che tutti i soggetti, consumatori e imprese, seguano questo modello razionale. Cosa fanno le imprese? Noi assumiamo che le imprese massimizzino i profitti. Davvero tutte le imprese massimizzano i profitti? Vi posso dire no, esistono imprese che perseguono obiettivi differenti, ma all'inizio noi elaboreremo un modello in cui immaginiamo che tutte le imprese massimizzino i profitti. È un modello di semplificazione, dopodiché naturalmente le diverse prospettive cercheranno di investigare le singole assunzioni, dire quali sono più ragionevoli, quali sono meno ragionevoli, e via via perfezionare questo modello e tenere in conto i comportamenti reali delle persone, complicare questo modello in modo da diventare, come dire, il più realistico possibile. Non solo esistono individui che massimizzano il loro benessere, non in tutte le nostre scelte noi massimizziamo il benessere. Se dobbiamo decidere se fidanzarci o no, il modello economico ci direbbe che dobbiamo fare un computo di costi e benefici. In realtà sono rilevanti altre cose. Questo vale per i consumatori, vale anche per le imprese. Ci sono imprese che hanno a cuore tante altre cose oltre il profitto. Noi in microeconomia specificamente studieremo queste cose. Dopodiché i comportamenti individuali, come è stato già detto, hanno anche delle implicazioni macro, sono influenzate dal contesto e a loro volta influenzano il contesto. Perché ci sono alcuni paesi europei in cui la disoccupazione è al 7%, ci sono paesi europei in cui la disoccupazione è al 15%? Da che cosa dipende? Studieremo anche questo, in particolare lo studieremo quando vedremo macroeconomia. E che cosa fare per correggere gli esiti a cui la società perviene? Questa è una prospettiva normativa di cui si occuperanno altre materie. Quindi, come dire, lo scopo degli economisti è quello di approcciare i comportamenti individuali della società con un fare speculativo, per così dire, e cercare di spiegare quali sono i modelli comportamentali che ci sono dietro. Una volta conosciuti i modelli comportamentali, naturalmente dare indicazioni per cercare di correggere laddove la società si dà degli obiettivi che vuole perseguire. Do ora la parola al collega professore Matarazzo, che è un matematico. Grazie. Io vado a braccio, sono abituato a improvvisare, quindi mi piace tentare qui anche qualcosa del genere. Economia, matematica e le altre discipline. Dal nostro punto di vista, intanto, noi abbiamo, devo essere molto onesto, da parte degli studenti quasi una presunzione che la matematica sia la bestia nera per tante ragioni. E allora cerchiamo di smontare questo, soprattutto dal secondo o terzo anno in poi, quando si fanno discipline applicative, non quelle di base.
Io qui vorrei proprio rifarmi un attimo a quello che diceva il professore Cellini, matematica, economia. A mio giudizio, uno degli aspetti più importanti che si studia in questa facoltà e che voi dovete affrontare nella vita è l'aspetto delle decisioni, no? Economia, non sto più a dire cosa significa, eccetera, eccetera. Allora, se e in che misura la matematica può aiutare a decidere? Questo è un punto su cui vorrei qualche minuto soffermare la vostra attenzione. Non parlo qui di approcci assiomatici, parole difficili, eccetera, ma vi proporrei quasi un esempio concreto di ragionare assieme e vedere se in che misura possiamo essere utili da matematici. C'è anche un pennarello, se funziona. Vogliamo affrontare assieme un problema concreto? Che sta al vostro cuore? Avete comprato automobile? Come ragioniamo quando si compra un'automobile? Ditemi, qual è il processo decisionale, uso questa parola che seguite? Io ritengo, vorrei sentirvi, io ritengo che la prima cosa da fare qual è? Ditemi, parli automobile a carattere generale, una decisione, no? Qual è? Ditemi. Perfetto. Cioè, dovete individuare quali sono criteri, requisiti che a vostro giudizio sono più importanti per quel problema decisionale. Parlo di scelta, problemi decisionali ci sono tantissimi, non posso allargare il campo. Automobile, secondo voi quali sono i criteri importanti? Prezzo. Oh mamma mia, non c'è un pennarello. No, scrive. Allora, vabbè. Anche questo mi sembra che... Vabbè. Scusatemi, ma prezzi, poi velocità. Qualche altro? Consumo. Colore. Perché no? Può essere, anche se... purtroppo non abbiamo tempo per approfondire questi aspetti. Sicurezza sicuramente, vabbè, accenno semplicemente, altrimenti i 10 minuti non basterebbero, solamente per darvi un flash di come si può ragionare, puntini puntini. Cioè abbiamo un elenco, tecnicamente questi si chiamano criteri di scelta. Cosa facciamo a questo punto? Individuiamo, no? Un insieme degli automobili che ci interessano e con riferimento a ciascuna di queste cerchiamo le caratteristiche che abbiamo individuato. Quindi, automobile A, B, eccetera, metteremo qui praticamente il prezzo. Non metto numeretti per il momento, se volete poi lo faccio, per il momento per la classe generale. Prezzo, velocità, consumo, bla bla bla. Poi cosa facciamo? Vostra esperienza. E come? Tirando un dado? Cosa ci servono queste informazioni? E come? Dovete in qualche modo aggregare, giusto o no? Ma state attenti, alcune di queste sono informazioni quantitative, prezzo e velocità, altre sono di tipo qualitative, colore, altre ancora non potete esprimere in termini numerici, ma per esempio in termini semplicemente alto, medio, basso, che so io, no? E come facciamo? Se la matematica ci può essere utile. Come? La matematica può trattare le qualità? Sì? Stranamente, può sembrare così. Cosa fate a questo punto, secondo voi? Vostra esperienza. Vediamo come la matematica vi aiuta a costruire questi modelli. Cosa farete? Secondo voi sono tutti della stessa importanza? Ecco. Quindi una prima informazione aggiuntiva, qual è? Quella della differente importanza. E come si fa? Forse avete studiato ponderazioni, eccetera, ma state attenti, non è così semplice, medie ponderate o altro, anzi possiamo approfondire qui, che un approccio potrebbe essere sbagliato quello. Là il problema della diversa importanza dei criteri si affronta in maniera un po' più tecnica, come siamo abituati. Ci sono le ponderazioni che possono essere di tipo diverso, compensatorie o non compensatorie, ma solamente un flash. Poi cosa facciamo? Secondo voi? Dobbiamo in qualche modo aggregare queste informazioni. Ma state attenti, secondo voi
modi di aggregarle è uguale per qualunque problema che affrontiamo. I problemi che affrontiamo sono semplicemente di una scelta dell'automobile, della vostra esperienza. I problemi decisionali sono solo di scelta, che significa un insieme, vado a soffermare la mia attenzione su un sottoinsieme, è particolarmente interessante per me, no? Ci possono essere problemi di ordinamento, primo posto, secondo posto, terzo posto, classificazione, eccetera, e così via. Ditemi un attimo, ancora con riferimento a qui, il tempo è brevissimo, ma pensate che l'unico aspetto da prendere in considerazione è semplicemente la diversa importanza dei criteri, la ponderazione dei criteri? Stiamo attenti. Voi pensate che possono interagire? Vediamo di spiegarvi. Se io avessi due automobili, A e B, ammesso che riesca a scrivere, a voce. Un'automobile A e l'automobile B sono caratterizzate ad essere, per esempio, automobili di basso prezzo, 10.000 euro. Anche a voce, ragazzi, non pensa che se mi seguite. E evidentemente prendo in considerazione alcuni criteri. Immaginate, per esempio, di prendere in considerazione. Grazie. Sondiamo. Benissimo. Per esempio, entrambi costano 10.000 euro. D'accordo, prezzo. E consumo, per esempio. Questa fa 10 km litro. Questa ne fa 8 km litro. Voi ragionate, oltre che con questi criteri, per esempio in base al comfort. Comfort potrebbe essere medio o comfort molto elevato. Chiedo, ognuno di voi esprimerà delle preferenze, no? Alla luce di questo. Domando, a vostro giudizio, se cambio semplicemente uno di questi aspetti, per esempio da 10.000 euro diventa 50.000 euro, può influire le vostre preferenze il cambio in un solo criterio, anche se sono valutate alla stessa maniera? Certo, perché capite che interagisce con tutte le altre informazioni. Ora, i modelli a cui voi siete abituati, tipo le medie, non soddisfano questa proprietà, quindi capite che bisogna andare a introdurre approcci un po' più sofisticati, e di questo si occupa la sua decisione, versione di certezza. Sarebbe, per esempio, posso fare l'esempio di un paradosso, forse non c'è tempo. Se poi andiamo, vi lancio un sasso, non vi do una risposta. Se poi andiamo a considerare quello che accade in condizioni di incertezza e rischio, 30 secondi, vi lascio un compitino per caso, ci riflettete. Questo è un famoso paradosso di studi e letteratura ed è molto vicino a quello che accade in Italia, facciamo con affari tuoi. Siete tutti. In America questo giochino si faceva in maniera un po' più semplice. Si fornivano ai concorrenti tre scatole, non tante scatole, 1, 2 e 3, una col premio, 2, ricordo, mi sembra che l'indice è una come premio qualcosa in denaro, gli altri una capra mettevano, vabbè, e gli americani, piuttosto strano. Il conduttore, a differenza di quello che si dice accade in Italia, conosce il contenuto delle scatole, invita un concorrente e fa scegliere. Il concorrente sceglie scatola A, B o C, a suo piacere. Dopodiché il concorrente dice, guarda, in queste tre scatole c'era una col premio e due senza, normale questo. Nelle due scatole non scelte, lui conosce i contenuti, apre quella dove c'è la capra, cioè dove non c'è il premio, e chiede, vuoi cambiare? Chiaro? Dopo aver mostrato che una scatola era vuota. Non vi do la risposta. Secondo voi conviene o non conviene? Pensateci a casa e parlate con i vostri professori. Arrivederci. La risposta, chiaramente, ora siamo tutti curiosi di saperla. Dopo la laurea. E quindi io già dovrei saperla, in realtà. Allora, io sono Marco Dalbagno, insegno marketing, faccio parte del gruppo di economia e gestione delle imprese. Ci occupiamo tutti della stessa cosa, riprendendo gli esempi o i riferimenti che hanno fatto i miei colleghi. Il professore Cellini vi ha detto che lui cerca di fare una fotografia
della situazione per capire quali sono i modelli per poi prendere delle scelte, voi immaginate che la gestione delle imprese entra nel dettaglio pratico del comportamento delle persone che lavorano in aziende, e quindi è come se noi, invece di fare una fotografia, ogni giorno facessimo una rappresentazione teatrale, una scenetta. Quindi immaginate, ogni volta non verrebbe uguale alla prima, e quindi la seconda volta non viene uguale alla prima. Quindi noi cerchiamo di interpretare, capire quali sono materialmente, praticamente, le scelte delle imprese, e vedere, al contrario, risalendo, di individuare delle regolarità. In particolare mi occupo di marketing, quindi è la parte della gestione delle imprese che riguarda il rapporto col mercato. Le imprese esistono perché vendono qualcosa sul mercato, quindi il marketing, non perché lo insegno io, è una delle cose più importanti nella gestione delle imprese. In realtà è perché lo insegno io. E allora torniamo all'esempio del professor Matarazzo. Siamo sicuri che noi scegliamo la macchina in base a queste caratteristiche? Siamo sicuri che noi, quindi noi e il nostro cugino, scegliamo la macchina con queste stesse caratteristiche? Siamo sicuri che noi oggi o stasera mettiamo le stesse caratteristiche come importanti? Cosa c'entra nella scelta della macchina la macchina che ha mio cugino Giovanni o la maglietta che indossa mia zia Peppina? Queste cose, purtroppo, noi che ogni giorno e ogni secondo e ogni istante della nostra vita facciamo scelte di consumo, contano. Cioè, non è semplice fare la scelta, in realtà neanche il consumatore sa perché sceglie alcune cose, quindi figuriamoci se lo possiamo sapere noi che lo studiamo. Immaginatevi che il 70% delle cose che mettete nella busta della spesa al supermercato le avete decise e scelte, decise di acquistare e scelte, dentro il supermercato. Non abbiamo il foglio Excel prima e facciamo i confronti. Noi immediatamente, al momento, siamo influenzati da qualcosa. Questo le imprese, di questo le imprese ne devono tenere conto, perché se non tengono conto di queste cose non riescono a vendere neanche un prodotto. E allora vi faccio un esempio. Cosa vi dice il vi rammenta qualcosa il Bifidus Activus? Sì? Com'è? Alessia Marcuzzi, qualche altro? Poi? Yogurt, dimagrire, perfettamente, esatto. Siamo sicuri che noi scegliamo quello che compriamo perché ci interessa la funzione svolta dal prodotto? Cioè, noi acquistiamo la macchina per spostarci e muoverci? No, nella maggior parte dei casi. L'esempio viene col Bifidus Activus. Noi compriamo lo yogurt per fare lo spuntino? No. A noi interessa che dentro lo yogurt ci sia il Bifidus Activus, che secondo noi non neanche esiste? No. Noi compriamo lo yogurt che ha delle caratteristiche materiali, così come la macchina ha queste, perché queste caratteristiche non ci interessano in quanto tali, ci interessano perché ci forniscono un beneficio. Il Bifidus Activus, ci hanno detto, ci fornisce il beneficio di andare, di fare plom plom, ricordando un'altra pubblicità, ok? A noi ci interessa fare plom plom? No. Dico, se le potessimo fare a meno risparmieremmo anche tempo. Ma perché ci serve? Perché ci interessa questo beneficio materiale di andare in bagno? In realtà ci dà un beneficio immateriale, che è quello di avere la pancia piatta. La pancia piatta, alle donne soprattutto, gli consente di rapportarsi, di confrontarsi, di essere come Alessia Marcuzzi. Allora, siamo sicuri che noi compriamo, che voi comprate lo yogurt, perché io come Alessia Marcuzzi chiaramente non ci posso mai essere, quindi manco lo compro, che voi comprate lo yogurt per fare lo spuntino? No, voi comprate lo yogurt per sembrare o sentirvi come Alessia Marcuzzi. Allora, siete sicuri che prima di andare a fare la spesa confrontate due yogurt? No, possibilmente confrontate Activia di Danone e un abbonamento in palestra, è un vestito, è il fidanzato, perché se avete il fidanzato già trovato è inutile fare tutte quelle altre cose. Quindi possibilmente il confronto non è tra prodotti che soddisfano lo stesso bisogno, e se questo è vero, capite bene che le imprese, quando decidono di vendere un prodotto e devono decidere come farlo, non è semplice. Può la Danone pensare di essere in concorrenza con la palestra, il sito che fa gli incontri, che non so come si chiama, e il e che cos'era l'altro, è un negozio di abbigliamento? Sì, lo deve fare, perché se non pensa in questi termini non vende neanche un prodotto. Questo è un esempio di tutto quello che ci sta dietro, che non sono solo considerazioni di ordine
che gli economisti chiamerebbero in realtà irrazionali, in realtà non sono razionali, non sono razionali nella maniera in cui all'inizio del corso vi spiegheranno. Le imprese dall'altro canto, quindi quando dov'è il vostro collega della scuola superiore? Sei andato? Chiaramente lei è al secondo anno, il marketing ancora non l'ha fatto, infatti, perché ha detto io qua sono per fare noi siamo qua per fare orientamento e non per fare marketing del corso, come se marketing avesse un'accezione negativa. Il marketing non serve per impunire in siciliano le cose alle persone, in realtà ha un'altra prospettiva che lui imparerà quest'anno, che è quella di capire cosa volete, vuoi il fidanzato, vuoi la pancia piatta, vuoi rilassarti in palestra, bene, e darti quello di cui hai bisogno. In realtà quindi non è in un'accezione negativa, le imprese quindi non determinano queste cose che vi ho spiegato io, cioè ognuno di noi sceglie una cosa per vari motivi che spesso neanche lui sa, le imprese hanno solo il compito di scoprirle, di farle, di metterle in risalto, di metterle in luce, ma non le impongono né creano bisogni del genere. Questo per chiarire anche la parte etica del marketing, che spesso viene confuso appunto con la pubblicità o con lo sconto, la promozione, che in realtà sono altre cose. Io avrei finito. E allora, ora io sono il professor Rizzotti, sono un aziendalista e mi occupo di economia aziendale, difficilmente riuscirò a trattare una tematica divertente e interessante come quella del collega Marco Calvagno, perché l'economia aziendale come diciamo ambito di materia ha materie un pochettino più seriose, più antipatichette, cioè abbiamo la ragioneria, la programmazione e il controllo eccetera, però noi dobbiamo riuscire a inquadrare il discorso sempre sulle scelte, le scelte delle aziende. Io ora modifico un pochettino il titolo, dico non delle imprese, anche perché appunto nell'ambito del corso di laurea dobbiamo essere consapevoli del fatto dei nostri corsi di laurea, perché non esistono solo le imprese, che sono quelle finalizzate appunto al profitto e alla massimizzazione del profitto, ma esistono anche le aziende, che già il professore Cellini aveva citato, in quanto diceva ce ne sono alcune che non hanno assolutamente interesse a massimizzare il profitto, e ad esempio le fondazioni, le corporazioni, le aziende pubbliche, anche quelle sono oggetto dei nostri studi, degli studi che se scegliete i nostri corsi di laurea andrete ad affrontare. Ma come dobbiamo legare il discorso con le tematiche precedenti? Dobbiamo pensare che queste aziende hanno bisogno di sopravvivere, di poter mantenere i loro equilibri per poter appunto sopravvivere nel tempo, e per poter mantenere i loro equilibri hanno bisogno di conoscenze, di informazioni, anche perché ovviamente devono prendere delle decisioni, e le decisioni non possono svolgersi, realizzarsi in carenza di informazioni. Nell'ambito delle discipline aziendalistiche, compito delle varie materie, tra cui ragioneria, programmazione e controllo, c'è proprio quello di elaborare, di fornire le informazioni che servono ai soggetti che devono prendere le decisioni in azienda. Non solo in azienda, ma attorno all'azienda. Proprio per questo dobbiamo pensare a coloro che sono i soggetti che sono portatori di interessi e che ruotano intorno all'azienda, proprio perché in questo modo riusciamo a capire che tipo di informazioni devono essere generate in azienda. Possiamo pensare a dei soggetti esterni all'azienda e possiamo pensare ai soggetti, per semplificare, soggetti interni all'azienda. I soggetti esterni all'azienda sono di diversa natura. Abbiamo chi? Gli investitori, quindi gli azionisti. Abbiamo i creditori. Abbiamo la collettività in genere e molti altri. Questi soggetti hanno bisogno di una certa categoria di informazioni. Ovviamente queste informazioni sull'azienda riguarderanno l'andamento dell'azienda, cioè il fatto che l'azienda sia in grado di sopravvivere, abbia una prospettiva, se pensiamo agli investitori, una prospettiva di redditività. E allora che tipo di informazioni servono? Serviranno delle informazioni sintetiche sull'intero andamento dell'azienda, sull'intero andamento della gestione aziendale.
sulla redditività e sulla solidità dell'azienda stessa, del suo patrimonio. E chi le fornisce queste informazioni? Ovviamente l'azienda, perché è obbligata a fornirle con una strumentazione particolare, che è quella che viene acquisita studiando ragioneria. Si studierà una materia che sarà focalizzata a insegnare a non solo a fare le rilevazioni contabili, ma a generare quei prospetti informativi sintetici che tendono a soddisfare quel tipo di fabbisogno informativo, e che è il bilancio di esercizio. Ne sentirete parlare, molti di voi, se venite al commerciale, lo conoscono o pensano di conoscerlo, state attenti. E quelli che vengono dai licei non ne hanno mai sentito parlare, ma non vi dovete preoccupare. Io ho insegnato per tanti anni ragioneria, ho insegnato programmazione e controllo, ho fatto il liceo classico. Quindi tranquilli, anzi, quindi non ci sono problemi assolutamente, cioè non è una condizione l'aver fatto il commerciale per poter iscriversi al nostro dipartimento. Poi, dicevo, ci sono altri portatori di interessi e di informazioni, di fabbisogni informativi, sono i soggetti interni all'azienda, quelli che devono svolgere le loro attività all'interno dell'azienda, che devono prendere le decisioni strategiche, che devono prendere delle decisioni tattiche e operative. Queste possono essere il top management, e allora avrà bisogno anch'esso di informazioni sintetiche. Tutto sommato il bilancio d'esercizio riesce a fornire queste informazioni anche a loro, anche se poi è opportuno riclassificare in qualche modo queste informazioni, e si studieranno ad esempio gli indici di bilancio per poter capire quali sono gli andamenti reali dell'azienda e che tipo di ulteriori scelte devono essere prese. Ma ci saranno dei soggetti all'interno dell'azienda che dovranno capire bene come sta andando un singolo reparto, una singola operazione, un singolo progetto, un singolo prodotto, e allora serviranno delle informazioni più analitiche, più dettagliate. Queste informazioni verranno generate da dei sistemi informativi interni delle aziende, che sono quelli che vengono studiati nell'ambito del corso di programmazione e controllo. Quindi diciamo, noi cerchiamo nell'ambito delle nostre discipline di fornire il supporto conoscitivo necessario a poter generare all'interno dell'azienda quelle informazioni che servono ai soggetti sia interni sia esterni all'azienda. Quindi vi dicevo, non sarei stato divertente, però ho cercato di trasmettere quello che facciamo noi legandolo alla tematica della tavola rotonda. A questo punto passo la parola al professore Bosco. Sì, buongiorno a tutti, mi chiamo Salvo Bosco, sono ricercatore in diritto privato. Allorché parliamo di scelta del consumatore, scelte delle imprese, in termini giuridici la tematica evoca problematiche legate a che cosa? Legate alla materia contrattuale, o meglio alla relazione fra mercato e contratto. Vi dico subito che la locuzione scelta dei consumatori e scelta delle imprese in termini di diritto oggi può essere tradotta con il termine contratti dei consumatori e contratti per l'impresa o delle imprese. Ma cosa significa? Non ci siamo messi d'accordo, mi collego al discorso del professore Matarazzo. Voi dicevate che cosa? Voglio acquistare un bene, un'automobile. E quali informazioni essenziali avete indicato? Che cosa? Il prezzo, la velocità, consumo, colore e sicurezza. Ma queste informazioni da chi devono essere date? Mettiamo, acquistate l'automobile da un concessionario, rivenditore. Ma se acquistate la macchina da un concessionario, rivenditore, voi chi siete? L'acquirente. Ma io ho parlato di che cosa? Di contratti del consumatore. L'acquisto di una macchina è un atto di consumo per soddisfare un bisogno personale. Indichiamo la posizione di consumatore con la lettera minuscola, di carattere minuscolo, C. Ma il rivenditore a sua volta è legato da un rapporto contrattuale oppure no? E certo, è un concessionario, un rivenditore, voi potete acquistare la macchina online, ma potete acquistarla anche da chi? Da un rivenditore concessionario, ma che sarà dipendente o collegato contrattualmente rispetto a chi? A un imprenditore, diciamo così, più grosso, fra virgolette, che indico con una lettera maiuscola. Oggi, contratti dei consumatori,
contratti dell'imprenditore B2B, B2C. Ma cosa sono queste sigle? B2B cosa mi indica? Un rapporto contrattuale fra un contraente forte e un contraente debole. Il contraente debole chi è? Il concessionario. Ma perché il concessionario è il contraente debole? Perché è legato a varie marche, sapete che cosa? Varie marche che sono marchi, no? A volte marchi forti, ma il marchio forte, il concessionario per acquistarlo e poi rivenderlo fa che cosa? Paga un corrispettivo, ma rimane legato a B oppure no? Questo sarebbe un rapporto squilibrato, cioè in cui fanno parte soggetti contraenti dotati di differente forza contrattuale. Ma passiamo a quello che interessa di più, questo è un problema più complesso. Perché B2C? Voi avete indicato come elemento essenziale della scelta, atto di consumo è scegliere. Scegliere significa essere liberi. Il contratto è un atto di autonomia, si dice di volontà. Volontà perché? Perché la volontà deve essere libera, ma per essere libera deve essere anche una volontà consapevole. La scelta deve essere una scelta consapevole, ma per essere consapevole deve essere una scelta informata. Chi detiene l'informazione? Qual è il contraente più forte che detiene l'informazione? È B. Rispetto a C, atto di consumo. Voi avete indicato come elementi essenziali della scelta il prezzo, la velocità, il consumo, il colore, la sicurezza. Ma secondo voi, ragazzi, sono informazioni opzionali o sono informazioni dovute? Nel momento in cui voi acquistate la macchina perché indica una certa velocità, il concessionario va detto che quella macchina raggiunge una certa velocità, o ha un dato consumo, o ha una data caratteristica riguardante il colore, o una data sicurezza. E poi vi è il cosiddetto difetto di conformità, che significa che ciò che avete scelto e poi ciò che avete è differente rispetto a quello che vi è stato proposto, non ha le stesse caratteristiche. Godete di una tutela oppure no? Godete di una tutela perché? Ma di una tutela specifica, perché si tratta di un contratto fra un professionista e un consumatore. Ma poiché si tratta di un contratto fra un professionista e un consumatore, per legge, per definizione, voi potete essere Schumacher, anzi no, poveretto, Schumacher no, ma dico un altro Alonso, e quindi essere esperto in autovetture, ma per il solo fatto di essere acquirente siete un soggetto da tutelare. Ma che significa tutelare? Nel momento in cui qualsiasi di questi elementi non corrisponde al vero, godete di una tutela specifica che rispetto, che ne so, a un contratto concluso 50, 60, 70 anni fa, è una tutela forte. E questo perché? Perché si presuppone che la parte contrattuale più forte sì, è quella che detiene le informazioni. Detenere le informazioni significa preventivare i costi dell'operazione e addossarli sulla controparte. Questo è legato al mercato oppure no? È certo perché è legato al mercato. Se noi pensiamo a un contratto di 50, 60 anni fa, era un contratto in cui si presupponeva che le parti erano in posizione uguale, cioè erano dotate della stessa forza contrattuale. Oggi le cose sono cambiate, perché è cambiato il mercato. Oggi parliamo di un mercato europeo, di un mercato globale, e in questo mercato europeo, mercato globale, la posizione dei contraenti varia a seconda di chi detiene le informazioni e della parte appunto più debole. Chiudo, ma questo rapporto, secondo voi, lo squilibrio qui dove viene? Qua abbiamo detto che cosa? Che è un contratto concluso fra un professionista e un consumatore. Il consumatore è un soggetto, fra virgolette, babbo, cioè un soggetto che non ha l'informazione e quindi non può compiere l'atto di consumo. Qua lo squilibrio dove sarebbe, secondo voi? B, nota casa produttrice che detiene un marchio forte. Un marchio forte sapete cos'è, no? Ma se detiene il marchio forte, A non significa che B è il soggetto che produce l'autoveicolo. E quindi qua abbiamo anche altri soggetti nella catena che ci porta fino al concessionario. Ma il problema qual è? Il concessionario è legato al titolare del marchio oppure no? E certo, perché se è concessionario significa che nel momento in cui non riesce più a rivendere quelle automobili, è un soggetto che può uscire dal mercato, è un soggetto che può andare incontro al cosiddetto fallimento.